Devo spiegare in due parole cosa significa la mia intenzione di fare la denuncia per infedeltà in atti di Stato nei confronti dell'ex ministro Gualtieri. La situazione è abbastanza semplice. Non c'è, come magari vi ricordate, io sono stato molto attento la scorsa legislatura alla questione del MES. E ero stato molto attento nel far sì che tutte le cose venissero svolte nella regolarità massima. Purtroppo in molte occasioni si è avuta la sensazione che sia il Ministro dell'Economia che il Presidente del Consiglio non seguissero il mandato del Parlamento. In particolar modo però ho curato quello che avrebbe fatto Gualtieri in occasione dell'Eurogruppo decisivo. L'avevo diffidato in commissione bilancio quando si era degnato di venire a fare l'audizione, spiegando che era vigente una risoluzione che impediva di prendere decisioni definitive nei confronti del MES. Mi stia bene a sentire, Ministro, e statemi bene a sentire tutti. Io la diffido ufficialmente da dare il suo assenso a questa riforma in quanto privo di mandato. Le ricordo che qualora lei procedesse in tal senso, impegnando il Paese in una riforma che rappresenta un pericolo gravissimo per la Repubblica, lei se ne assume la piena responsabilità penale perché agisce in qualità di ministro e non di parlamentare. Grazie, onorevole I Borghese. possibili reati prescrivono in 15 anni e in 15 anni succedono tante cose. Bene, dato che lui pubblicamente dall'Annunziata su Rai 3 ha detto che lui ha chiuso la trattativa. Il MES. Sì, no, si sta trattando intorno al MES ed è giusto trattare sul MES per ottenere delle altre cose su altri terreni. Quali sono le sue informazioni in merito? Ma io avevo chiuso la trattativa, avevamo ottenuto anche delle cose importanti, l'Italia aveva firmato, quindi quando ancora ero ministro, ma fu proprio io feci la trattativa che chiudeva, tra l'altro che il Movimento 5 Stelle era d'accordo, quindi alla fine si era chiuso per fare questa ratifica, poi si è congelata, prima si fa meglio è, nel senso che è una cosa di, posso dire, scarsissima importanza, Sì. ma il danno invece di tenere fermo un trattato già firmato e ratificato da tutti, tranne l'Italia, Tranne ci l'Italia. Va indebolisce negli altri tavoli dove ci sono cose un po' più importanti da negoziare. bene. Beh, allora ovviamente significa che ha confermato quello che io già ovviamente temevo, vale a dire che lui senza avere mandato da parte del Parlamento, si è presentato all'Eurogruppo e ha chiuso la trattativa del MES. Questo ovviamente è infedeltà in affari di Stato. L'unica cosa che lui potrebbe dire è che il governo invece l'aveva autorizzato, nel qual caso allora porteremo in tribunale Conte, perché nessuno dei due aveva il mandato per poter fare ciò, ma anzi c'era un preciso mandato del Parlamento che spiegava che non doveva essere fatto. Una volta approvato, poi si è provati a chiudere la cosa facendo una risoluzione che invece lo consentisse, ma è stata fatta dopo. Quindi, dato che Gualtieri invece ha agito prima, in quel momento si è perfezionato, a mio parere, il reato. Come sempre, poi la palla sarà alla magistratura, ma è mio dovere, procedere in questo senso perché è una cosa molto, molto grave quella che è stata fatta col MES.